Gli altri, per favore, lo chiedo a tutti. Grazie. Faccio onestamente un po' di fatica a parlare. Prego. Nel clima che si è determinato. Vorrei solo aggiungere la mia voce a quella di chi ha già detto come su questo importante strumento di carattere sociale sia necessaria una rivisitazione che non può essere effettuata a spot o a colpi di emendamenti, ma deve essere fatta in una maniera omnicomprensiva ed integrata, altrimenti noi potremmo causare ulteriori distorsioni. Allora l'invito al governo da parte di un gruppo di maggioranza è semmai quello, uno, a fare presto, secondo, a tener conto del dibattito avviatosi, terzo, che secondo me è un fattore ancor più distorsivo di quello del cumulo che si determina tra i redditi, a rivisitare profondamente le scale di equivalenza che sono enormemente invece penalizzanti per quanto riguarda le famiglie. Grazie. Sì, grazie. Deputata Saltamartini, prego. Grazie Presidente. Non sarei voluto intervenire perché l'intervento che ha fatto l'onorevole Giorgetti credo che sia stato ampiamente esaustivo. Ma rispetto agli interventi che ci sono stati poi dopo quello dell'onorevole Giorgetti, credo che invece sia necessario tornare ad intervenire. La situazione in quest'Aula purtroppo è assolutamente simmetrica alla situazione che si è creata in Commissione Bilancio, dove rispetto a provvedimenti fondamentali per la vita delle persone si è deciso con voti a maggioranza, quindi con l'arroganza di questa maggioranza, di rinviare a seduta successiva e quindi a provvedimenti successivi iniziative fondamentali per la vita delle persone, quando invece non si è avuto la bontà, ma soprattutto l'intelligenza politica, di affrontare subito questi temi, ma si è avuto il tempo di affrontare tutti quei temi con tanti piccoli micro interventi territoriali, specifici, legati ad associazioni di cui sinceramente ne potremmo fare volentieri a meno, ma di fronte a quella che è la dignità della persona, questa maggioranza, il Partito Democratico, concluda, i partiti che sostengono il Partito Democratico e il signor Matteo Renzi hanno deciso di dare un calcio a tutti gli emendamenti che avevano come oggetto questo punto. Questa è la verità. Grazie, ed è inutile, deputata. Signor onorevole Causi, che lei ci venga a spiegare i numeri in quest'Aula, perché sono deve giustificazioni fine a se stesse, che cercano solo e soltanto di coprire le grazie. Cose indecenti che avete messo grazie, in questa legge grazie. Di stabilità. Allora, veramente colleghi, attenetevi ai tempi, sono tutti interventi da un minuto, attenetevi ai tempi. Allora, deputato Vacca, è iscritto a parlare? Vuole parlare? No. Allora, ci abbiamo Pili, deputato, prego. Grazie Presidente, per sottoscrivere l'emendamento. Sì, d'accordo. Villarosa, deputato Villarosa, prego. No, grazie Presidente, semplicemente per chiedere alla maggioranza almeno di non prendere in giro quest'Aula. Il collegato ambientale del 2014 lo stiamo votando lunedì. Con i vostri tempi, qua se ne parlerà tra due anni. L'unica cosa positiva, Presidente, è che tra due anni loro non ci saranno, perché al governo ci saremo noi. Grazie. Allora, Bonafede, deputato Bonafede, chiede di intervenire, prego. Grazie, Presidente. Far pagare le tasse su pensioni di invalidità e su indennità di accompagnamento fa semplicemente schifo. E fa ancora più schifo che questo provvedimento venga da parte di una classe politica di